Amici carissimi, eccoci qua, ben ritrovati. Ci siamo svegliati da poco. Dio che voce. Allora, sono le 6:30. Sono in modalità fantasma, no? Perché con questa lucetta. Vabbè, abbiamo dormito. Ieri, avendo preso freddo alla stazione di Lourdes, sì, alla stazione di Lourdes, stavo un pochino così con la voce. Comunque, stiamo andando a fare colazione presto, sono appunto alle 6:30 perché dopo abbiamo un po' di cosine. La camera ha passato un guaio, letti distrutti. Abbiamo proprio fatto una buca perché 12 ore di viaggio, insomma, via. Vabbè, andiamo a fare colazione. Eccoci, andando al posto che abbiamo trovato ieri. Come vedete, c'è già gente, sono dei signori qua. Chiaramente stanno facendo colazione e anche noi. Questo posto si chiama La Bella Vita ed c'ha anche l'albergo. E aperto, eccoci. Miel, mio. Miel. E dicevo, dunque, è aperto questo posto dove si può fare anche colazione. Ci sta l'albergo, l'albergo dove c'è la gente appunto e pure fa colazione. C'ha due tipi di, diciamo, menù, uno a 5 euro, a 5,50 e uno a 7. Quello a 5,50 comprende la tostata, nel mio caso col miele, una bibita calda e il succo d'arancia. Quello da 7 in più c'è anche il croissant. Quindi a noi abbiamo fatto uno e uno. Io mi Lui prendo pure magna, il lui prima andando in croissant. bicicletta, no? Prima andando a mangia il croissant. Il croissant. Vabbè, il croissant a me mi rimane qua. Le voilà. Allora, abbiamo fatto colazione, abbiamo già preparato i bagagli, tutto pronto. Andiamo a vedere se ci riusciamo a recuperare le biciclette. Ci abbiamo da perdere un po' di minuti a montarle, però montate quelle, abbiamo fatto. Quindi se va. Allora, eccoci qua, abbiamo preparato i cartoni, Fabio sta tirando fuori il cartone suo, ci mettiamo qua e ci mettiamo a montare le biciclette. Allora amici, abbiamo montato le biciclette, anche con tutti i bagagli e tutto quanto. Questa è ancora la robetta che è rimasta a Fabio. Siamo pronti e adesso è rimasta da mettere la conchiglia. È rimasta da mettere la conchiglia, che bisogna trovare un posto che praticamente non impiccia. E adesso dobbiamo capire dove metterla. Allora, ho sistemato la conchiglia. L'ho messa qui sul bagaglio posteriore perché si vede, ma allo stesso tempo non mi dà fastidio perché si tiene con questi laccetti e speriamo di aver fatto la scelta giusta. Allora, noi siamo pronti, abbiamo caricato tutto, siamo pronti per la lotta. Adesso andiamo a cercare il distributore perché abbiamo le ruote leggermente sgonfie e poi se va. Allora, amici carissimi, eccoci, io e Fabio siamo pronti. Questo è l'arco che attraverseremo per l'inizio del nostro cammino in bicicletta. Cominciamo subito con Trovano. Cominciamo subito col divieto d'accesso. Vabbè, detto ciò, noi siamo tutti pronti, le ruote le abbiamo gonfiate come abbiamo potuto perché il distributore, insomma, non è che proprio, non c'era proprio il distributore, nel senso c'era la persona, c'erano le macchinette con i 50 centesimi. Vabbè, via, noi si va. Allora,
amici carissimi, eccomi qua, appena uscita da Saint-Jean, si trovano le indicazioni, da quella strada si va verso la via bassa, da quest'altra parte si va verso i Pirenei, la via alta. La via alta che di solito, cioè, si fa a piedi. Per le biciclette è consigliata la via bassa perché praticamente si fa tanto asfalto, ma siccome io non sono normale e giustamente chi viene con me può essere normale, a noi facciamo i Pirenei, che come vedete dal cartello c'è scritto aperto. Quando lo feci a piedi c'era scritto closed, chiuso. Noi adesso andiamo ad affrontare questa giornata intensa di emozioni, perché saranno circa 25 km con 1400 metri di dislivello. Cioè praticamente un muro, vabbè, se va. Allora, non siamo neanche partiti proprio, come potete vedere alle mie spalle, no? Lì c'è stato proprio un incrocio. E praticamente stiamo così. Non so come dirvelo. Non siamo neanche partiti. C'è un muro, un muro, guardate. E praticamente il computerino non ci ha avuto tempo manco da segnare la pendenza, ci sta a mettere piano piano. Vabbè, noi si va, un momento mi segna 14, ma secondo me almeno in 16 e poi 15. E poi soprattutto la cosa figa, sa qual è? Che c'è manco i bagagli, pensa se c'eravamo i bagagli. Allora, la partenza traumatica, perché appena inizi la via alta subito un 18%, poi si mette un pochino più dolce. Stiamo andando nella massima agilità, piano, molto 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 piano, perché i giorni sono lunghi, cioè i giorni sono tanti, comunque di pedalata continuativa e percorso. Comunque sono sempre sugli 800 km che ho 13.000 metri di dislivello, quindi bisogna risparmiare. I Pirenei è una delle tappe più dure, pure perché la prima parte è asfaltata, però poi diventa sterrata. E come già detto, non mi pare di averlo già detto, noi tenteremo per quel che sarà possibile, anche in base alle persone a piedi che incontreremo, cioè se è molto molto affollato rimane complicato passare in tratti dove passano loro, quindi proveremo. Se sarà fattibile lo tenteremo, tenteremo il cammino dei pellegrini, e se no faremo dei tratti asfaltati. Detto ciò, doveva aprire e invece il cielo è blu sotto le nuvole. Mi trovo nella parte più dura. Adesso è 6 km e sono al 16%. Guardate, quindi questa è la parte più dura. Ho messo una traccia che ho trovato e è rossa, scura. Mamma, però bello, io quando lo feci a piedi era chiuso per neve,
quindi non potevo mancare. Niente, mo ve lascio perché siamo in età. Si va, amici cari, al sesto chilometro si mette al 17-18, come avete visto. Mamma mia, è tosta, eh? È tosta. Avevano detto, ma è lunga, ancora, ancora dura, è già un chilometro, eh? È dura, dura. A piedi, senz'altro, ma pure con la bicicletta, con tutti i bagagli, non è una passeggiata. Se va. Allora, amici carissimi, a quanto pare è finito l'asfalto, nel senso che a piedi, qua, in questo punto, il cammino continua sotterrato. Io questo tratto non l'ho fatto, non lo conosco, speriamo di non doverlo fare tutta spinta, perché diventerebbe impegnativo. Va bene, Fabio è arrivato e noi si va. È tosta, eh? Tosta, tosta. Ok, le ruote ci volano a me, sì, a te? Sì, pure a me. Ci vuole la mountain bike per fare sta strada. Sì. Stiamo con la grave. Ma guarda che c'è, ieri ha piovuto qua. Esatto, stiamo con la grave. La grave, per quanto ci ha rapporti agili, non c'ha i rapporti della mountain bike. Quindi, siccome in effetti la salita è veramente ripida e anche lunga, e come potete vedere piena di sassi, non hai quell'agilità che ti permette di fare quella mezza pedalata in più per poter scavalcare, diciamo, l'ostacolo. Quindi è pure un po' bagnato perché ieri ha piovuto, quindi se ti scivola la ruota metti il piede a terra, come sta a fa Fabio, vedi? E del resto pure perché poi per ripartire, io da qui per esempio posso ripartire perché sto comoda, però una volta che ti ha messo il piede a terra. Comunque ragazzi, qua stiamo a fare una cosa meravigliosa, indipendentemente, no, da pedalata, non pedalata, impegnativo, il percorso a piedi si sapeva. Comunque, detto ciò, noi si va, ci si prova. Niente, sto pezzo abbiamo dovuto fare a piedi, perché a parte ripido, che non sarebbe quello, quanto pieno di sassi, che mossi e si scivola. Quindi quei 4 pignoni in più di agilità avrebbero fatto la differenza, quindi sicuramente qui sarebbe stata meglio la mountain bike. Se prosegue. Amici, abbiamo fatto quella deviazione che fanno i pellegrini, e impegnativa, mazza. Qui calcolate che sto al 17, ragazzi, sto al 17, ma dove hai fatto la salita? Comunque ripida, se non era 17 sarà stato 14-15, con tutti quei sassi, per 17 asfaltato sembra che sta in pianura. Comunque tosta, eh? Mazza, le cose quando si dicono non so mai come quando si vivono. Si va. Siamo arrivati al rifugio, eccolo qua. Calma, calma, perché la calma è la virtù dei forti. Abbiamo optato per l'ennesimo caffè dei 500 che prenderemo durante l'arco della giornata. Certo, guarda che non è una passeggiata, no, ecco, soprattutto però bello, ecco. Un paesaggio bello,
soprattutto se ti fai il tratto di strada e se fanno quelli a piedi, perché chiaramente a piedi si fatica, ma con la bicicletta ci avremmo... No, poi con la grave... Dica, come si è trovato? Dica. Mi sono trovato male, perché? Tempo. Prima di tutto il terreno era molto scivoloso per il fatto che ha piovuto, quindi... Si scivolava la ruota. E poi pieno di sassi. E poi ci vuole l'agilità della mountain bike, certo. Che invece noi non abbiamo. Perché noi ce l'abbiamo un po' d'agilità, ma non è sufficiente. Ma poco penso che poi ci siamo manche le gambe in questo periodo. Va no, bene, no. Sì, si va. Allora io controllo le biciclette e lui mi dice sta tranquilla. A casa mia sta tranquilla, è morta. E ci ha avuto pure, ha fatto pure una brutta fine, quindi si sa mai. Comunque questa è l'interno. Allora, siamo ripartiti e noi avevamo visto le previsioni ieri, metteva cielo sereno, ma qui sta arrivando il nebbione, guardate. E si percepisce anche un leggero freschino, un po' di umidità e noi si va. Per chi fosse interessato, il rifugio si trova intorno al 9 chilometro. Bonjour. E si sono inglesi. E niente, intorno al 9 chilometro. Quindi considerate che la prima tappa si è intorno ai 25 chilometri, poco meno della metà. Detto ciò, si continua a salire, si sale. Come se non ci fosse un domani. E invece pensate, cioè domani e pure altri giorni. Se va. Sul cammino si trovano queste cose dove uno lascia un sasso, lascia una cosa. E qui ci sta. Vedete? Ci stanno, hanno lasciato questi sassi, queste scritte. Bello. Comunque ragazzi, Pirenei, la tappa dei Pirenei io non l'avevo fatta, è tosta, ma bella. Peccato che c'è adesso il sole, invece c'è questo nebbione che meno male non piove perché fa pure freschino, però bello. Fabio sta arrivando e niente, ci mancano 15 chilometri, di cui un altre 6 penso di salita. Si va. Siamo avvolti nella nebbia, così. Questa prima tappa è veramente dura, poi è freddo, con questa nebbia si vede nulla purtroppo, non sto facendo molti video ma perché purtroppo non si vede nulla, però tosta, ripida, tosta, tanta salita, appena parti, e, insomma è peggiorata dalla giornata, perché la giornata è un po' così. C'è sta il banchetto. Comunque io ribadisco tutte le difficoltà, tutte le situazioni quando stai qua. Non lo so, ti viene quella
quella forza, quella cosa che ti manda avanti, è una sensazione bellissima. Qui io onestamente dove siamo mica lo so, perché non si vede niente, quindi ci dovrebbero mancare ancora una decina di chilometri, si va. Poi se non bastasse c'è sta pure vento, e qua ci dovrebbe essere deviazione, vedete? Roccesvalle o rega, si dovrebbe andare qua. Io adesso aspetto Fabio e si va. Amici carissimi, come si presumeva, alcuni tratti che fanno i pellegrini noi li dobbiamo fare a spinta, perché come potete vedere è praticamente impossibile, anche perché ci avremo 15 kg di roba e non ci abbiamo neanche i rapporti, però noi da buoni biciclini spingiamo. Amici carissimi, questo tratto impegnativo pure perché pieno di fango, stiamo entrando in Spagna, eccolo qua, Navarra. Siamo sempre avvolti nella nebbia, però che dovevamo fare? Noi se va, mancano 8 km a Roncisvalle, arriviamo a Roncisvalle e poi vediamo se ci possiamo fermare lì, perché lì oggi pomeriggio c'è stata la messa della benedizione del pellegrino, e nel nostro caso del biciclino, e se non ci accolgono col fatto che abbiamo le biciclette proseguiremo. Intanto se famo una foto. Allora, superato un pezzo meraviglioso, complicato, impegnativo, bellissimo, questo è un rifugino che si trova in mezzo ai Pirenei. Per qualsiasi necessità o bisogno, lì te ripari, se prosegue. Allora, abbiamo superato una parte impegnativa, perché la salita asfaltata è ripida, ma quella sterrata ci stanno pure i sassi, il fango, insomma via, è corto ma intenso. Ora il percorso scenderebbe da qua, e questo qui mi sa che ce lo dobbiamo fare a piedi, perché sulla bicicletta la vedo complicata, più che altro perché ci sono le persone. Vediamo un attimo. Eccoci amici, che siamo scesi al passo di Ibaneta, 1057 metri. Siamo scesi da là e adesso siamo arrivati praticamente quasi a Roncisvalle. Si va? Eccoci amici, che siamo arrivati a Roncisvalle. Sono ancora qua. Adesso andiamo a vedere se ci fanno fermare. Vediamo un attimo. Si va. Allora, non ci fermiamo a Roncisvalle, perché praticamente mi ha chiesto, mi ha detto che stavo con la bicicletta, mi ha detto se avevamo prenotato, gli ho detto di no, quindi niente posto a Roncisvalle e dobbiamo proseguire. Speriamo di trovarlo al paese dopo. Si va! Tenemo un problema qui a Roncisvalle, non possiamo fermarci, quindi dobbiamo proseguire. Ci siamo fermati qua al bar, all'osteria, adesso ci mangiamo una cosa e facciamo il punto della situazione, ma proviamo adesso, provo a telefonare a Barghette, che è il paese dopo, fra 5 km e via.
Abbiamo preso proprio due cosine proprio per fermarci lo stomaco. Dai, che roba! Allora, abbiamo mangiato quel panino spettacolare e ora ci troviamo di fronte al cartello più iconico di tutto il Cammino di Santiago. Io penso che non c'è un pellegrino che ha fatto il cammino che non ha fatto una foto davanti a sto cartello, che sarebbe questo, che ti dice che a occhio e croce sei quasi arrivato, perché ti mancano solo 790 km. Che ci vuole, no? Se uno è arrivato quando sta qui, insomma, no? Vabbè, noi adesso ci facciamo pure noi però la famosa foto. Adesso proseguiamo lungo il sentierino che ci porterà a Barguette, dove speriamo di trovare un posto per dormire. È vero che i chilometri sono pochi, però i Pirenei sono stati tanto tanto impegnativi. Via, si va! Allora, abbiamo trovato questo ostello, questo albergo. Oh! Lo so. Allora, dicevo, Fabio ha trovato la lavatrice, devo dire che ci sono i momenti tutti interi dentro la lavatrice. Dicevo, abbiamo dato questo albergo a Barguette, 16 euro a notte. Ci ha permesso anche di dare una sciacquata alle biciclette, perché come potete vedere sono piene di fango, quindi gli diamo una sciacquatina e poi le riponiamo per usarle domani. Allora, amici, eccoci, siamo qua, io e Fabio ci stiamo prendendo una cosa. L'albergo si chiama Lorentex, carino, pulito, a Barguette ci piace, a 4 km e mezzo dopo non ci sfalle dove c'è star panico, invece qui no. Oddio, io capisco che per chi cammina passi altri 4 km e mezzo dopo aver fatto i Pirenei è dura, però io farei col mezzo sforzo in più e opterei per la tranquillità. Comunque vi faccio un giretto, vi faccio vedere l'albergo. Allora, qua ci stanno la dispensa macchinetta per le varie cose, ci sta la macchinetta del caffè. Volendo si può cucinare, c'è la cucina e si può mangiare lì dove noi stiamo seduti a prendere la Coca-Cola. Poi ci sta le lavatrici e l'asciugatrice, la lavatrice e l'asciugatrice e le nostre biciclette. Guardate, ci sta anche la rastrelliera dove si possono mettere le biciclette. Eccole qua, come avete visto gli abbiamo dato una pulitina e tutto a posto. Noi adesso ci prendiamo questa Coca-Cola e poi andiamo verso il supermercato, perché vediamo se andremo a mangiare al ristorante dove c'è il menù del pellegrino oppure se mangiamo qua qualcosa. A dopo. Allora, eccoci, stiamo andando a cena. Oggi ci siamo stati un po' qui ai tavoli, ho combattuto a Montevideo le cose, Fabio ha visto il tennis, le cose sue, e adesso stiamo andando a cena. E c'erano dei altri pellegrini che ci hanno chiesto se ci faceva piacere cenare con loro. Purtroppo hanno dovuto attendere perché io stavo scaricando i file della GoPro e ci ha messo una vita. Probabilmente arriveremo che hanno già iniziato a mangiare, però del resto che dobbiamo fare? Notare il mio abbigliamento del cammino, perché io sono proprio un personaggio, notare, ma soprattutto il calzino con le ciabatte, con le infradito. Vabbè, sul cammino non ci sono abbigliamenti che reggono, ancora con le sfilate dell'alta moda. Qua sembriamo tutti pori disgraziati, soprattutto io. Niente, andiamo a mangiare che ho una fame esagerata. Comunque vi faccio vedere anche Barguette, si chiama. Come vedete, un grande movimento, parte Fabio che cammina. La pace più assoluta. La pace più assoluta, guardate. Che meraviglia. Guardate carino. Lì al bar fa. Guardate carino, meraviglioso, bambino. Stanno a mangiare, ovviamente. Come detto, hanno iniziato a mangiare. Eccoli qua.
Menù del pellegrino. Si può scegliere fra insalata e pasta, pollo con le patate o pesce con le patate. Poi ti danno il vino, il pane e il dolcetto, tutto a 12 euro. Noi abbiamo preso due insalate, due polli, il vino perché lui è alcolizzato. Ecco, vino e acqua. Capito? Io acqua, lui vino. Come si usa nel cammino, eccoci qua. De varie nazionalità, cioè lei che è italiana, loro? Irlandese, americano, olandese e portoghese. Il portoghese. De tutto un po'. Come primo piatto noi abbiamo preso l'insalata. L'alternativa era pasta al pomodoro. Pollo con le patate. You started at the homestead. Mangiato qua, è rimasto poco indietro, questi sono i nostri, perché c'è sta anche il dolce, una specie che è, una specie ciambellone. Allora amici, eccoci che siamo venuti via dalla cena, vi faccio vedere, prima di salutarvi, giornata impegnativa, vi faccio vedere i bagni. C'è sta il signore che si sta a lavare, pare brutto. Comunque era uomini. E questo è donne. E niente, adesso vi faccio vedere la stanza. Sei posti letto. Bello pulito. Veramente carino. Eccoci. Questo accende un attimo. Questa è la stanza. C'è gente che già si è messa a letto, chiaramente, perché mattina si sveglieranno sicuramente presto e noi si dormirà senz'altro. Vabbè, niente, il video finisce qui e noi ci vediamo al prossimo, se trovo una luce per parlarvi e via, continuate a seguirci perché siamo solo praticamente al primo giorno. Si va. Do me do do do. I don't look anybody. I be mumu. You fi taking me do anything you choose. Anything if you go blow me kiss.